cioè mi trovo in imbarazzo perché quando mi fanno certe domande un po' retoriche, tipo, ma quindi secondo te in Italia c'è ancora un problema di fascismo? Allora, facciamo finta che siamo scesi tutti e due oggi dalla montagna del sapone. Pare che in Italia si vendano ogni anno 3 milioni di calendari di Mussolini. 3 milioni di calendari di Mussolini. Per darvi un paragone, Playboy, quando va bene, vende 500.000 copie l'anno. Questo vuol dire che in Italia tira più un pelo di duce che un carro di fregna. Ora, magari sta gente che si compra il calendario del duce lo usa come io uso quello dell'Arcuri del 2004. Senti l'applauso per l'Arcuri. Quindi, non lo so, ma un paese dove ci stanno potenzialmente 3 milioni di persone che se fanno le pippe sul duce magari non è un problema di fascismo, ma è un posto dove comunque io non mi sento al sicuro. Già un po' più interessante quando almeno ci fanno le domande su quello che è capitato a noi, no? Sulla cosa della Coca-Cola, che effettivamente è intrigante, perché cazzo è il fascista che ti tira la Coca-Cola. Ma è una bevanda americana. Ma abbiamo il chinotto che è proprio nostro, autarchico. Ma non solo. La cetrata Tassoni, la cetrata più famosa del mondo, la fanno a Salò. Ma che ve lo devo dire io? Coi fascisti non ci si parla, coi fascisti non ci si discute. E i fascisti, ah, è questa la tua democrazia? Ma che me stai più per culo? Ma allora me stai più per culo? Un fascista che ti accusa di non essere democratico è come uno stupratore che si offende perché mentre te sei in culo non gli vuoi dare un bacetto. Ma che cazzo vuoi? Magari non sarò democratico, va bene, ma non mi faccio spiegare la democrazia da un fascista, così come non sono Brad Pitt, ma non mi faccio spiegare la fregna da Malgioglio. Sti cazzo dei bulli senza senso. A me, soprattutto dopo quella cosa dei fumetti, mi arrivavano su internet delle robe, raga, che mamma mia, c'è gente che mi scriveva, sì, fai le tue battute comuniste, che se io c'avevo la macchina del tempo, andavo da Salin e lo corcavo. Ma che cazzo d'argomento è? E perché io, siccome sono quello di sinistra, te devo perdere 5 minuti della mia vita a spiegarti in un commento su Facebook che la frase che mi hai appena detto non è nemmeno una stronzata, è l'aborto clandestino di una stronzata. Ma che cazzo me ne frega? Ma allora se giochiamo a spararla grossa, se ce l'avevo io la macchina del tempo, tornavo indietro a piazzale Loreto a farmi fa un bocchino da quella stronza di tua nonna, testa di cazzo. Vai, questa cosa è importante, ci dobbiamo riappropriare delle parole pesanti perché sono loro che hanno cominciato a usare i tecnicismi. Qua lo vediamo, a un certo punto nessuno gli ha detto ma che cazzo sta da dire, quando hanno tirato fuori per la prima volta il tema delle passeggiate per la sicurezza. Non i mortacci vostro, porca madonna, ma che cazzo sta da dire? La passeggiata per la sicurezza, tecnicamente è una passeggiata. Qui c'è stato 5 stronzi col fratino, a pettorina rossa, che sembrano i 5 che vanno a giocare a calcetto con i colleghi dell'ufficio, eppure lì stanno in riserva perché sono delle pippe e non giocano mai. E fanno una passeggiata per la sicurezza, quindi una passeggiata in cui mentre camminano cercano di mitigare le minacce alla sicurezza. Il bengalese che vende le borse in spiaggia non è una minaccia alla sicurezza per nessuno. Sapete che cos'è una minaccia alla sicurezza? Le macchine che camminano sul lungomare a 80 all'ora, le strade piene di buche, le infrastrutture che fanno cagare, la vecchia che attraversa quando è rosso, se ne accorge quando sta in mezzo alla strada e non sa più un do cazzo a nana. Quella è una minaccia per la sicurezza. Falla la vecchia la passeggiata per la sicurezza. Immagini questi 5 stronzi che vanno dalla vecchia. Signora italiana antica, fermiti! Dove cazzo che vai? Fermiti! Devi da attraversare quando il tricolore verticale è verde, fermiti! Questa non capisce un cazzo, secondo me è un'anziana dei centri sociali, fermiti! Guarda quello! Biondo, sicuramente che il tuo cane che deve avere il guinzaglio. Come mai che il tuo cane che non è il guinzaglio? De che razza è il tuo cane? Ah, pastore tedesco, allora alleato, scusa camerata, arrivederci, grazie, arrivederci.
guarda qua, qui c'è un San Pietrino rialzato che tutti i balilla quando vanno a scuola ci incespicano. Camerati, manganellare il San Pietrino. Capo, ma non possiamo, quello è di Impero Romano. Avete ragione, camerati, saluto al San Pietrino, onore al San Pietrino. Andiamo, ai ho, ai ho, andiamo a fascistare. Perché nessuno gli dice mai un cazzo quando si definiscono fascisti del terzo millennio? Perché? Che cazzo c'avete del terzo millennio? La barba hipster? C'avete Facebook? Pure mia zia c'ha Facebook. E mia zia non è una zitella del terzo millennio, è una zitella punto! Perché fascisti del terzo millennio c'aveste almeno le spade laser tricolore? Andaste in giro sugli overboard come dei cazzo di Darth Vader, quello era un fascista del terzo millennio. Voi siete fascisti nel terzo millennio, una cosa vecchia fuori contesto, Jessica Fletcher in una gangbang, questo è. Voi capite perché non posso andare agli incontri di antifascismo? Quando è successa la cosa dei fumetti, mi scrivevano tantissimi giornalisti che volevano delle dichiarazioni, io gli mandavo delle frasi e poi loro ne potevano pubblicare. E io le mettevo su Facebook. Ma frasi tipo: Casa Pound è come una scatola di cioccolatini, piena di cose marroni. E i fascisti si incazzavano, io dicevo, vabbè, cazzo. Ah, perché io quando ho scritto sta frase pensavo alle merde. Poi ho detto, ah, ma vedete che questi si sono sentiti da dei negri. Che fa più ride, quindi mannaggia perché non ci ho pensato io. Io per parlare di queste cose uso spesso la metafora della scatola di cioccolatini. Voi ve la ricordate da dove viene questa frase? Forrest Gump. Forrest Gump. Beh, non tutti. C'è gente che qui, quando uscì Forrest Gump, era già maggiorenne 6 volte, quindi comunque. La frase di Forrest Gump: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Questo è un esempio per me fondamentale, perché è una di quelle frasi che è diventata una specie di proverbio del XXI secolo. La usano tutti, la conoscono tutti, spesso la usano e spessissimo a cazzo di cane. Perché noi il contesto delle cose lo cancelliamo proprio. Una volta ho beccato mia madre che lo diceva a mio nipotino: alla vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. E si è cagato addosso. Un anno e mezzo. Cioè. Io poi sono andato a me e ho detto, ma non sapevo, ma tu cioè, hai visto il film, certo, il film di Tom Hanks che correva. E basta. Ah no, i gamberetti. Sì, ma la cosa importante di quel film qual era? Che Tom Hanks interpretava un personaggio che aveva un ritardo cognitivo. No. Ah ma sì, e allora come faceva a correre? Mia madre non ci ha capito un cazzo, e c'ha 60 anni, non è che... Però quella frase PS la tiene nel cervello, perché gli piace. E noi così facciamo col nostro cervello, soprattutto in questi tempi di citazionismo. Ci pigliamo le cosette senza ricordarci da dove cazzo vengono, e poi ci ritroviamo in una realtà in cui è possibile tutto. Tutto e il contrario di tutto. Te ritrovi Salvini che si fa la foto davanti al memoriale di Auschwitz. Un mese fa, in un incontro pubblico, Alemanno ha letto in pubblico i testi di Guccini. E qualche giorno prima Guccini era andato dal Papa. O capite che manca solo Hitler vestito da Sailor Moon e poi mo finito. Il contesto delle cose è importante, noi ci dobbiamo ricordare sempre da dove vengono le cose, sempre, veramente. E mi sono già stufato di parlare di queste cose, perché veramente quando comincio a dire delle cose che hanno una morale mi rompo i coglioni. Io quando vado a questi incontri, l'unica cosa che mi tiene orgoglioso, e che il motivo per cui continuo a farlo, e con questa vi saluto, è che spesso vado nelle scuole a fare questi discorsi. Non quello delle Calafregna, perché non me lo permettono, se no lo farei. Questi giovani prima o poi devono capire certe cose, anche perché prima le imparano e prima si dedicano alle cose più importanti della vita, cioè fabbricare nuove droghe sintetiche per noi quando saremo pensionati. Quando vado a fare questi incontri con i ragazzi mi chiedono spesso una cosa, mi dicono, ma tu non c'hai paura delle ritorsioni? No,
ma non perché penso che non mi succederà mai niente, è perché penso che prendere in giro un fascista nel 2018 è importante. Perché prendere in giro un fascista è come ritrovarsi vicino a un Rottweiler legato al catenaccio con la rabbia, la bava che te guarda e te vuole strangolare. Tu stai lì, spavaldo, e gli infili il costumino dell'ave maia. Lo sai che se si libera ti sbrana. Ma intanto vedendo che si agita, quanto cazzo fa ridere?